Mango, quando fa i suoi video in cui doppia le skin dei personaggi, chiede sempre a me e al mio team i gameplay per quei video. Ecco, ogni volta che mi chiede un gameplay, io ci metto un sacco a farlo, perché lui mi chiede gameplay da 6, 8, 10 kill. Che potrà sembrare facile, ma ci vogliono un po' di partite per riuscire a farli. E lui ogni volta mi dice tipo, chissà perché io col mio account riesco subito a farli. E ogni volta mi prende in giro perché non riesco. E ragazzi, avete presente quando i vostri amici vi dicono che siete scarsi, ma voi sapete di non essere poi così scarsi? Ecco, mi incavolo sempre tantissimo. Quindi, dato che l'anno scorso, per una giornata in cui io ero via, ma avevo lasciato il mio account loggato, Mango ha dato la password a Fra del suo account, io adesso chiamo Mango, entro nel suo account senza che lui sappia come ci sono entrato e gli faccio un botto di kill nel suo account, dato che lui è scarso e gli mettono insieme tutti i bot nel matchmaking. E poi vediamo che cavolo dice. Ragazzi, ho già in mente una cosa: se arriviamo a 10.000 mi piace, io prendo il suo account e insulto tutti, ma proprio tutti quanti, che così impara. Mi ha fatto proprio arrabbiare, è bruttissimo quando i tuoi amici dicono che sei scarso. Quindi mi raccomando, 10.000 mi piace sotto questo video. Mango! Oh! Ma che cavolo, che succede? Aspetta che ti condivido un attimo lo schermo. Ma questo è l'account mio, che stai a fa? Scusi, hai detto che sono scarso. Sì, ok, ma che c'entra? Come fai a stare sull'account mio, scusa? Non preoccuparti, non preoccuparti. Non la ti fidi? La mail, la password. Non ti fidi, guarda, c'è già il codice Shiko nel negozio. Ma dai! È già tutto pronto, vai? Sei pronto? Come hai fatto? Come hai fatto? Non preoccuparti, adesso ti faccio vedere io. No, io chiedo i gameplay a lui. E lui è scarso, ragazzi, capito? Oh, scarso cosa? Sei scarsissimo. E sì, adesso non so che cosa vuoi dimostrare con questo video. Scommetto sì. Che stai registrando, ovviamente, sì. No, sto parlando da solo con la telecamera. Ok, che cavolo, che vuoi dimostrare? Che serve? Non capisco. Che ma tra l'altro ti condivido lo schermo e mi laggherà pure tutto, perché è una connessione del cavolo. Così. Devo un attimo mettere a posto le impostazioni. Perché non sai giocare con i miei comandi da pro? Sì, da prosciuttone. Ma tu hai anche tutto gigante, ma giochi proprio in season 1, tu. Ci ha messo un po', però dai, bravo. Guarda che forti. Vabbè. Ma le presi di sprovvista, è normale, no? Ma sì. Dai, ma perché solo bottai tu. Vabbè, ma no, non è vero, ragazzi. Io gioco contro pure i pro player. Sì, pro pesci. Ho ucciso Power una aspetta volta, che devo mettere che corra in automatico, perché sei l'unico che non ha la corsa ma automatica. Che divertimento c'è? Cioè, tu posi la tastiera là e lasci che lui corre. E che fai nel frattempo? E nel frattempo fai le tue cose, no? Già allora, non ho la mia sensibilità e sono in condivisione. Io faccio un sacco di kill e gioco col pad. contro i bot. Ma no, col pad sai quanto è difficile? Qua guarda, ti avevo già fatto mezzo gameplay col tuo account, eh? Sì. Ti faccio provare a te col mio, brutto pisellino. Raga, facette cose, mi manda i video con due kill e perde subito. Oppure che cade da solo, da un'altezza. Facette cose, proprio Una. Ma perché non mi mette la scala? No, non l'ho impostata. Guardate com'è concentrato, ragazzi. In basso a sinistra potete vedere un Luke molto concentrato, che però perderà molto presto questa partita. Dannato, non so come. Ma si può non poter fare le scale? Mamma mia, ragazzi, ma come devo giocare io per far vedere a sto stupido? Allora, facciamo, ti do un consiglio da pro. La canna da pesca non la usa più nessuno. Portati il cecchino, ok? Ma basta, prendi i pomodori, vai a cercare i nemici. Gioca. Devo avere materiali, non so se sai come si gioca nella season 40. Ecco, guarda. Ma io non capisco, non mi mette le scale. Eccolo là il nemico. Bestia, che forte che è. Beh, t'ha quasi cecchinato. No, ma raga, ma non mette le scale. Cioè, il tuo account non ha le scale. Guarda che forte, sto qua è Tifiu. Urca, che forte. Non ci credo! Ma ha starnutito sul pad e gli è partito il colpo. Si è sparato pure in bocca. Ho capito, raga, praticamente io avevo impostato che quando riparava, avevo messo per riparare il tasto che di solito uso per la scala e quindi era buggato. Sai cosa? Adesso ti tolgo la condivisione. Eh certo, io che vedo, scusa. Così impari, perché se ti condivido laggo e se laggo perdo. Adesso ti faccio vedere quante
Ti faccio vedere quante kill faccio. Ok. Come fai a fammelo vedere se metti tutto nero? Lo guarderai nel video. Ma che c'hai sti zaini con il coso da dinosauro e prendi in giro gli altri poi. Bravo, bravo. Allora sai che c'è, fai una cosa, oscura pure gli iscritti, no, già che ci stai. Fai tutto il video nero, gioca da solo. Io adesso faccio vedere che ti distruggo. Ti faccio 100 kill. Io qua sento proprio puzza di inganno, raga. Senti, sì, io sento puzza delle tue ascelle invece. No, no, impossibile. Senti che puzza di menzogna. Sì, che puzza di merda. Io posso dirgli tutto quanto perché tanto lui sta a Milano, io sto a Roma. Quindi non può farmi niente. Ok, vediamo, vediamo, vediamo. Benissimo. Scendi alla frutteria. Che cavolo è la frutteria? Il frutteto, dove sta la fattoria? A fianco c'è una casina che si chiama il frutteto. Vai lì, dove fanno le ditemi mie. Dove leggete voi frutteto. Ok. Non si legge, ma quando arrivi là te lo dice. Io non prendo in giro gli altri e non c'ho neanche sparare. La corsa automatica? Ma da quando si può correre in automatico su Fortnite? Non c'ha senso correre automatico. Ma che giochi a fare i videogiochi tu? Adesso mi sbloccherai il video, così vedrò. Sì, sì, due volte. Io non posso giudicarti così. Come fai a avere i miei consigli se non vedo? Sai cosa devi fare tu? Stare zitto! Guardali là i nemici. Guardali tu. Io non posso vedere nulla. Dai, ma manco builda, ma che cavolo è? Sì. Fortissimi i giocatori che hai contro di solito. Allora, lui è il classico giocatore rompiscatole di Fortnite che dà sempre le colpe al gioco se gioca male. Proprio i classici nabbi, no, che incontrate in giro. E se perdono non è che dicono: ah, grande bro, hai vinto. No, dicono: ma il joystick mi è scivolato, mi. Ho pestato una cacca, mi. Ma dai. Non parli più, Sto buildando verso l'alto. E lui ci ha lancia sprizzi. Quelli con i lanciacosi sono un po' sì, antipatici, è vero. Guarda, c'è anche la galle cure. Allora, ti do un consiglio. Negli ultimi due slot dell'inventario è sempre importante portare o le bende o gli scudini. Ragazzi, okay. Che cosa devo fare io con lui? Oh, un nemico. C'è da dire che la mia mira non è il massimo, Ah, meno male che lo ammetti. Però sono bravo a buildare, ok? Sì. Prima non riuscivi nemmeno a fare la scala. Ok, c'è un nemico là e un nemico là. E io sono... Chissà quante cavolate... Magari nemmeno sta a giocare, mi sta prendendo in giro. È tutto uno scherzo questo. Allora, come procede? Sto combattendo. Sara. Ho pochi materiali, devo pusharlo. Allora poi ti do un altro consiglio. Quando comincia la partita è importante fare tanti materiali quando inizia la partita, lo sapevi? Sai cos'è anche importante? Oh cavoli, avere materiali, hai ragione, perché non ne ho. Forse devo pusharlo che così ha poca vita. Ragazzi, ora o mai più. Anche se non ho materiali. È ho sei muri. Pazzo. Voleva! Guarda che forti nel tuo account, Ma dopo... Ma dai! Ma sono imbattibile. Oh, no, la safe! No, la safe! Ecco, corri, adesso corri! No, vai, davvero! Ma come si fa a dimenticare la safe? Nel 2000? Non ci ho fatto caso! Ragazzi, ma che palle! Che cavolo! Non è giusto! Ho dovuto prendere le cure prima, come ti ho detto io, ma non mi ascolti.